Buongiorno e buona giornata e buona settimana a tutti, anche se con questo tempo abbastanza grigio qui a Trani sembra già sera. Intanto, ieri sera pareva, sembrava che stavo meglio, questa mattina il naso mi sta dando di nuovo fastidio. Bene, veniamo a Bologna, Italia. Beh, qual è il mio commento? Risultato d'occhiali 0-0, a noi ci sta stretto, anche se devo dire il terreno di gioco a Danzica faceva proprio schifo, per non dire che faceva cagare. Insomma, certo, è stato buono non aver subito gol. Tra le statistiche, per noi è entrato Chino, Locatelli, Caputo, Berardi. Per i padroni di casa, Grodzinski, Milik, Linetti, Carbowink. In classifica, grazie anche al pareggio tra Bosnia e Olanda, noi restiamo primi a quota 5 punti, 2 pareggi, 1 vittoria, 2 gol fatti, 1 gol subito. Secondo l'Olanda, nostra prossima avversaria mercoledì a Bergamo, con 4 punti, una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L'ultima vittoria dell'Olanda risale alla prima giornata in casa contro la Polonia 1-0. Polonia lo stesso, 4 punti, sempre una vittoria, un pareggio, una sconfitta. Quarto posto per la Bosnia, 0 vinti, 2 pareggi e una sconfitta. La sconfitta in casa contro la Polonia 1-2. Quindi che dire per l'Italia? Speriamo contro l'Olanda di fare risultato. Perché se vinciamo contro l'Olanda andiamo ad 8. E nel caso la Polonia che sfiderà in casa la Bosnia vince, andrà a 7. Insomma, non è finito il girone, show must go on, lo spettacolo deve andare avanti, dobbiamo cercare di tenere duro, di fare più punti possibili. Bene, noi tra un pochino ci vediamo con un altro video dedicato all'NBA, Los Angeles Lakers, grande vittoria dell'anello NBA per i Lakers. Grazie a voi tutti, ci vediamo fra poco, alla prossima, ciao!